invitiamo i viandanti, gli automobilisti a gustare il viaggio, comprendendo che dietro ad ogni svincolo ci sono delle scoperte da assaporare, da gustare, da sentire. Un nuovo stile di guida proponiamo che possa coinvolgere in maniera viva e partecipe tutti e cinque i sensi. Da poco abbiamo avuto la nuova classificazione in A2 e la sostituzione dei cartelli andrà avanti per alcuni mesi, ma comunque i primi sono stati già installati, sia quelli di indicazione sia quelli turistici che appunto sono in fase di installazione. Grande operazione anche culturale, uno sforzo quello di trasformare un'autostrada, simbolo molto spesso delle incompiute, insomma, come una delle vetrine del Sud Italia e di tutto il paese. E questo è il salto di qualità, non intendere appunto la strada solo come un nastro d'asfalto, ma come una prospettiva di sviluppo, come una scoperta del territorio, come un qualcosa che vada al di là del percorrere chilometri da un punto A a un punto B. Ancora affrontato questo tema. Siamo concentrati sulla valorizzazione del territorio, sui lavori di manutenzione straordinaria, sui lavori che in ogni modo dovranno essere fatti su questa infrastruttura e sulla modernizzazione di questa infrastruttura, sulla Smart Road. I prossimi investimenti sono appunto relativi a migliorare gli standard e andare verso un'autostrada sempre più moderna. Un'autostrada come l'ex A3, ora A2, può diventare insomma anche un'occasione, uno spunto per riscoprire un territorio. Questo è l'obiettivo. Noi abbiamo condiviso e sposato questo progetto perché l'autostrada si deve trasformare e non deve essere solo un'arteria di comunicazione, ma deve essere un'autostrada narrante, proprio alla riscoperta dei territori che si ritrovano lungo il percorso. Io sono convinto che è un'iniziativa di grande promozione del territorio. Si collega bene a tutto quello che stiamo facendo, alla strategia che stiamo mettendo in campo. Io ritengo che stiamo vivendo un momento particolare di promozione. La Campania è in grande recupero come immagine e questo è quello che noi dobbiamo fare.